Regnava il faraone Neferseti quando il Nilo si inaridì fino a quasi scomparire. Questa era l'ultima di una serie di terribili piaghe che stavano devastando l'Egitto. Legati per la vita e la morte alle piene del fiume, uomini e animali morivano di fame e di sete a centinaia, a migliaia. Un'intera civiltà, la più grande, stava scomparendo, avvolta in un arido sudario. The river, which for thousands of years... Il fiume, che per migliaia di anni aveva assicurato con le sue inondazioni la vita dell'Egitto, senza il fiume l'Egitto sarebbe una terra morta, improvvisamente si inaridisce e una serie di piaghe iniziano a diffondersi in tutto l'Egitto. È per questo che il faraone manda a chiamare Taita, il più importante dei maghi d'Egitto, e lo prega di andare alle sorgenti del fiume. Mai nessuno in Egitto si era spinto così lontano per scoprire cosa sta accadendo. Taita, il re dei maghi. Lo abbiamo conosciuto nei precedenti libri egizi di Wilbur Smith, Il Dio del Fiume, Il Settimo Papiro, Figli del Nilo. Best seller in tutto il mondo, più di 1 milione di copie vendute in Italia. Solo Taita può salvare l'Egitto, col suo genio e la forza della sua magia e del suo immenso sapere. Per farlo, dovrà raggiungere le fonti del Nilo. Dovrà lottare contro terribili nemici sempre in agguato, fuori e dentro di lui. Per scoprire, alla fine della storia, una verità sconvolgente. Alle fonti del Nilo, il nuovo bestseller di Wilbur Smith, è finalmente in tutte le librerie. Il mago Taita è protagonista di una nuova avventura, narrata da Wilbur Smith, con la sua prosa travolgente. Taita è nato nella mia fantasia. Ma nella letteratura inglese ci sono molti personaggi simili. Grandi sacerdoti, maghi, stregoni. Il primo è Merlino, il mago alla corte di Re Artù. Questo mi fa pensare che ci siano paesi più imbevuti di altri di quella che noi chiamiamo stregoneria, ma che in realtà è misticismo. E sicuramente l'Africa è uno dei paesi in cui questa tradizione è più forte. Io sono africano. E quindi c'è in me una parte di questo misticismo. Ecco da dove è nato Taita. I have some mystic in me, and this is where Taita came from. Wilbur Smith è il più importante scrittore di avventure del nostro tempo, come qualcuno lo ha giustamente definito. In Italia ha già venduto più di 17 milioni di copie dei suoi libri, diventando così lo scrittore più amato dagli italiani. I think that the Italian people are more... Gli italiani hanno un atteggiamento più romantico nei confronti della vita. Sono persone solari e calorose. Si interessano delle relazioni tra uomini e donne. Hanno un forte credo. Sono religiosi, sono grandi amatori. Forse sono riuscito a stabilire un contatto con questo romanticismo. Tap into that romanticism. Alle fonti del Nilo è una grande storia d'amore, di magia. Narra l'eterno scontro tra la verità e la menzogna, in un gioco in bilico tra realtà e fantasia, la cui posta è la fine della civiltà e il trionfo della barbarie. Wilbur Smith sa come catturare l'attenzione del lettore. Nelle prime due pagine... Si viene a sapere che Taita e il suo compagno e guardia del corpo, Meren, hanno un compito disperato da svolgere. Sono molto soddisfatto ora di come inizia il libro, perché in 2 o 3 pagine sei già arrivato nel cuore pulsante della storia. Trionferà il bene sul male. Il Nilo tornerà a fecondare col suo fertile limo i campi riarsi dalla siccità. Chi vincerà la sfida tra il bene e il male?
Fino all'ultima pagina il libro ci tiene avvinti con la sua suspense. Alle fonti del Nilo è una storia magica raccontata da un grande mago. Well, it's a great compliment. È un grande complimento perché per me questa è l'essenza del raccontare storie. Prendere il lettore e portarlo sul tappeto volante della mia fantasia e partire con lui per un viaggio meraviglioso e pieno di scoperte. Cerco di trasmettere la mia eccitazione ai miei lettori. Se questo succede, allora è magia. Alle fonti del Nilo, il 10 maggio in libreria, edizioni Longanesi. L'avventura continua. Un'ultima domanda, Mr. Wilbur Smith. A quando la prossima avventura? Well... ho così tanti personaggi che bussano alla mia porta e dicono «È il mio turno ora! È il mio turno! L'ultima volta hai scritto di Tahita! Adesso devi scrivere di me!» Quindi devo valutare chi se lo merita di più. Perché sono già tantissimi i personaggi che ho sviluppato durante i 45 anni della mia carriera. Li ho conosciuti e li ho amati, con i loro figli e tutte le generazioni prima e dopo di loro. E quindi chissà quale sarà il prossimo. Who knows which the next one is going to be?